Buonasera, eccoci come al solito alla meditazione settimanale e l'argomento di questa sera è la gentilezza amorevole o l'amorevole gentilezza. Mi sono ispirata per questa meditazione agli insegnamenti di Sharon Salzberg, che è una grandissima coach di massimo livello americana, che ha portato in America gli insegnamenti del buddismo per la meditazione e ha costruito un grandissimo centro di meditazione. Per cui il suo insegnamento che voglio passarvi riguarda come facciamo a comprendere il modo di dare e ricevere amore, come funziona bene questa cosa. E il suggerimento che dà è quello di non parlare di amore, perché sul concetto di amore ci sono troppi attaccamenti, ci sono troppe definizioni. La parola amore con la maiuscola è una parola difficile. Se cominciamo a discutere di che cos'è, sono state scritte tantissime parole. Quindi è chiaro che quando noi parliamo di amore incondizionato ci riferiamo a un livello di amore che per le persone umane non è così immediato raggiungere e conoscere. Innanzitutto, l'amore non è un sentimento, ma l'amore è una capacità che si sviluppa. E quindi diciamo che questa sera impariamo un esercizio di meditazione che avviene attraverso delle ripetizioni di frasi, quindi interiormente ripetiamo delle frasi come dei mantra, quindi non è una meditazione classica, ma ci sono tanti modi di fare queste cose. E però lo approcciamo a un livello un po' diverso, dove c'è meno resistenza, perché non vi chiedo di pensare alla persona amata, perché poi quando parliamo di amore noi normalmente ci riferiamo sempre all'amore di coppia, ma vi chiederò, anzi pensateci già, a un certo punto di rivolgervi a una persona che vi ha fatto del bene, che vi ha in qualche momento duro della vostra vita sostenuto, magari anche solo con un sorriso, comunque verso la quale provate una forma di gratitudine. Quindi sarà questa la persona che vi chiederò di richiamare. Decidetelo pure prima, così poi dopo, quando vi dirò di richiamarla, avete già deciso chi è. E quindi il concetto è quello di non parlare di amore, ma di parlare di gentilezza amorevole. Per far questo, noi cosa facciamo? Rivolgiamo prima delle frasi a noi stessi. Quindi il concetto, cioè la teoria, adesso facciamo, è quello che per dare amorevole gentilezza, riceverla e darla, cominciamo a darla a noi stessi, quindi cominciamo a rivolgerla a noi stessi. Poi chiameremo in causa questa persona, questo mentore o questo benefattore che vi ha aiutato e vi ha fatto del bene, può essere anche un genitore, una persona a voi molto vicina, ma non il compagno o la compagna. E diremo le stesse cose, gli stessi auguri, gli stessi mantra rivolti a questa persona. E per terminare faremo la visualizzazione in cui sarà questa persona a rimandarci indietro gli stessi auguri. Quindi capite già, farlo sarà comunque interessante, ma capite già che il senso di tutto questo, se poi lo vogliamo applicare al concetto alto di amore, è che prima di tutto l'amore lo rivolgiamo verso di noi, poi lo diamo verso l'altro e solo alla fine ci sarà il riscontro che l'amore ritorna indietro. Quindi la nostra esperienza di vita è sempre quella di, al primo posto, imparare ad amare. Nel momento in cui noi cominciamo a bloccare il flusso dell'amore perché facciamo la contabilità, ma tu io ti ho dato due baci, no, io me ne devi dare tre, adesso io esagero, però io ti ho dato amore, ma tu non me ne dai abbastanza, siamo sull'ego e quindi stiamo rovinando tutto. Invece il concetto è quello di continuare a dare amore dando il tempo all'altro, all'altra persona, di capire, di sentire, senza mai smettere, senza interrompere il flusso. Perché siamo noi che amiamo e che impariamo ad amare, e se è soltanto quando abbiamo imparato ad amare veramente che potremo in qualche modo comprendere che questo nostro amore, e quindi verificare nella pratica che questo nostro amore che abbiamo dato senza interruzioni e senza dubbi ritorna indietro e quindi incomincia ad attivarsi lo scambio continuo.
Questo perché siamo in questa vita, stiamo imparando ad amare. Come dice anche il mio grande maestro Nader Butt, siamo venuti qui per imparare ad amare come missione generalizzata per tutti quanti. Poi noi sappiamo che, almeno io personalmente con l'astrologia vado anche un pochino più nel dettaglio, nel senso che andiamo a individuare delle missioni un po' più precise, ma in realtà è molto vero, perché qualsiasi sia la nostra missione, tutti impariamo ad amare, siamo qui per questo. Bene, allora io adesso vi invito a chiudere gli occhi, vi saluto, vedo che ci sono già dei messaggi e vi chiedo di chiudere gli occhi. Questa non è una vera e propria meditazione, potete anche stare con gli occhi aperti se volete, poi le frasi le potete scrivere anche dopo perché ovviamente resterà memorizzata. Chiudiamo gli occhi, magari metto l'immagine. Un'immagine di luce, di luminosità, dove c'è una palla di fuoco, la luce dell'amore centrale molto grande, però ci sono anche degli altri riflessi dell'amore. Potremmo dire che la gentilezza, la gentilezza amorevole di cui stiamo parlando, perché non è un sentimento di amore di coppia, ma è un sentimento di amore, verso un altro essere umano, è chiaramente parte del grande disegno dell'amore. Chiudiamo gli occhi. Io ripeterò le frasi più di una volta, però poi vi darò il modo di ripeterle interiormente perché saranno molto semplici e molto ripetute, e in modo che siate voi col vostro ritmo a ripeterle qualche volta dentro di voi silenziosamente. Che io possa sentirmi sicuro, essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Questo è l'augurio che facciamo a noi stessi, stiamo dando gentilezza amorevole a noi stessi. Che io possa sentirmi sicuro, essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Respiriamo sempre, è molto importante. La nostra attenzione è sulla frase. Che io possa essere al sicuro, essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Ripetetelo voi silenziosamente, che io possa sentirmi sicuro, essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Adesso pensate alla persona a cui volete dedicare questo augurio. Immaginate che sia arrivata di fronte a voi con la sua aura bellissima e che sia pronta a ricevere il vostro augurio. Che tu possa sentirti sicura, sicuro. Essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Adesso ripetete da soli col vostro ritmo questo augurio a questa persona, che tu possa sentirti
sentirti sicuro, essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Ripetetelo. E adesso immaginiamo che questa persona, che Sharon chiama il nostro benefattore, la persona che ci ha aiutato in qualche modo, verso cui noi proviamo riconoscenza, o può essere un familiare anche con cui discutiamo, ma con cui c'è amore. Ecco, immaginiamo ora che questa persona rivolga a noi lo stesso augurio. E quindi ci mettiamo ora nella posizione, nella nostra immaginazione, di ricevere l'energia, questa energia della gentilezza amorevole. E questa persona ci dice che tu possa sentirti sicuro, essere felice, essere in salute e vivere la vita con facilità. Immaginiamo di sentire queste parole dette da questa persona che ci vuole bene. E godiamoci questo ritorno di gentilezza amorevole che come un boomerang noi l'abbiamo lanciata ed è tornata indietro. Che tu possa essere sicuro, essere felice. Essere in salute e vivere la vita con facilità. Ripetete dentro di voi queste frasi. Ricevete. Abbiamo finito, è stato molto breve, ma spero intensa, potete rifarlo ovviamente più che potete, più che volete. E tutto questo discorso mi ha fatto venire in mente, probabilmente la conoscerete anche voi, un incipit di una poesia del Dolce Stil Novo, all'epoca di Dante, quindi, che diceva: "Al cor gentile ripara sempre amore". Credo che anche lì ci sia una bella connessione con qualcosa che è già stato detto. Bene, vi ringrazio e ci vediamo lunedì con l'avviso che la prossima settimana sarò in vacanza, parto domani per le prossime due, quindi non potrò fare questo sistema che pubblico l'avviso che ci sarà la meditazione, ma col telefonino mi collegherò direttamente. Quindi state sintonizzate verso alle 8:30 e io mi collego senza grandi preavvisi. Probabilmente posso creare un evento, e anzi potrei far quello, ma sarà un metodo un po' diverso rispetto a quello che ho usato finora per le prossime due volte, poi cominciamo normalmente. Vi saluto e vi abbraccio. Ciao, ciao e grazie per i saluti che potrò cambierò individualmente. Ciao.